Ben ritrovati a tutti quanti, amici di Atlantide. Black Widow è un film del 2001 diretto da Kate Shortland. Basato sul personaggio di Natasha Romanoff dei fumetti Marvel Comics, il film è prodotto dai Marvel Studio e ne è la 24esima pellicola. È la prima della cosiddetta fase 4. Ambientato dopo gli eventi di Captain America Civil War, Natasha Romanoff è costretta alla fuga e ad affrontare il proprio passato. Sia chiaro, Black Widow dà il meglio di sé quando si sente un film minore. In questo film, prima dell'evasione dal carcere di Red Guardian, interpretato da un buon David Harbour, Black Widow sembra un film di spionaggio alla Bourne Identity, o nella sua versione femminile, diciamo ad Atomica Bionda, ma le scene di combattimento rimangono brutali e violente. Dopo che non si vedono da decenni Natasha Romanoff, Scarlett Johansson e Yelena Belova, Florence Pugh, litigano ferocemente e se le danno di santa ragione. Dobbiamo tornare dove tutto è iniziato. Dove pensavi che fossi stata finora? Qui la coreografia dei combattimenti è tra le migliori che ho visto nell'universo MCU. E tra le migliori tra due donne. Speravo che la Marvel si prendesse qualche rischio in più per dare ai fan qualcosa di più radicato, almeno qualcosa alla pari con Captain America Winter Soldier, un film che considero il perfetto equilibrio tra sostanza e spettacolo. Ed è soltanto dopo le scene dell'evasione in questo film che ho realizzato che Black Widow sarebbe stato un altro film della Marvel, pieno di scene già viste. Non fraintendetemi, adoro l'universo MCU, ma in questo film lo spettacolo mette in ombra alcuni temi critici che Black Widow cerca di affrontare, con in più il sovraccarico della CGI. Forse le mie aspettative erano un po' troppo alte, ma non è sbagliato volere qualcosa di diverso da questi film, come hanno fatto nelle serie televisive, tipo Loki. Il film non va mai in profondità su quello che la Red Loom ha fatto e sta ancora facendo a lei e alla sua famiglia. La recitazione poi della Johansson è molto piatta. Ci sono alcune scene dove lei guarda in lontananza e pronuncia le sue 4-5 battute di rito. E purtroppo non c'è niente di memorabile nella sua performance. Quello che però il pubblico avrebbe voluto ottenere da Natasha lo ottiene da Yelena. Era reale per me! Per me, tu eri tutto. Nella scena in cui i quattro protagonisti sono a tavola, spicca proprio la recitazione e sembra di entrare perfettamente nella sua nuova parte. Si sente viva l'angoscia di Yelena per tutto quello che ha passato nella sua famiglia e da parte della Red Room. Natasha è seduta lì e non è mai coinvolgente. Il Taskmaster, per esempio, cioè la manovalanza del cattivo, in questo film è molto molto debole. Impersonato da Olga Kurylenko ne è la parte più debole. Il personaggio non sembra mai una minaccia imponente. Portala a casa. Metti la cintura. Ecco, invece i malvagi assassini della Red Room sembrano veramente più cattivi. E forse sono loro la vera minaccia. Più lo elaboro e più capisco che Black Widow non è tanto un addio per Natasha quanto un'introduzione per Yelena. Il film d'altronde è più coinvolto in lei e nella sua lotta. Questo ha senso perché nella fase 4 o 5 il suo personaggio sarà la nuova Black Widow, si spera. Inoltre Florence Pugh, che fa Red Guardian, si vede che si diverte moltissimo ed è eccellente nel suo ruolo. Black Widow è rimasto comunque uno dei personaggi preferiti miei dai tempi di Iron Man 2 e vederla uscire così di scena mi ha lasciato perplesso. Nonostante queste lamentele e tutto il materiale sprecato, mi piace molto Black Widow. Kate Shortland ha un occhio acuto per dirigere l'azione e sa come girare una scena di combattimento, usando, secondo me, il tempo e lo spazio come una leva, in modo che il pubblico si possa gustare tutto. Black Widow è per lo più divertente e decisamente drammatico. Una parentesi di intrattenimento, insomma, che non aggiunge e toglie nulla, purtroppo.
ma che fa pieno il suo dovere in questa estate calda. Questa volta, come avete potuto vedere, non ho parlato della trama nello specifico. Comunque, la mia recensione finisce qui. Vi ringrazio, vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto, di lasciare un commento qui in basso e vi voglio bene.